Ci avete conosciuto qui su YouTube. Ma per essere liberi abbiamo costruito una nostra piattaforma. Senza censura e controllo. Due anni di lavoro, cinque tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è InZion. Un posto creato per godere di contenuti video evolutivi selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su InZion... Tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube? mentre guardi quello che vuole YouTube in Zion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buongiorno, decima illuminazione, vi dico già in partenza che se voi farete molta attenzione a quello che verrà detto in questa live, vi cambierà letteralmente la vita. Eccoci, ciao raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa mattina con noi la bellissima, simpaticissima, freschissima, intelligentissima, Giorgia. Buongiorno, Giorgia. Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Tesoro, buongiorno. Ma sai, che, ma sai che sei una rappresentatrice di professione? Magari. Sempre bella, bella no, te lo immagini, però sempre bella, sempre bella, impostata, bella presenza, una bella dizione, brava, brava, brava. Grazie. Eh, tu, prego, tu cos'è che studi, Giorgia? Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione, un ramo di giurisprudenza. Oh. Mm, ti piace? Sì, però è pesantino. Mm. Ok, certo. però quando una cosa piace poi diventa automaticamente leggera va bene Giorgio. ieri ero a cena con Sara l'altra assistente e a trovarci perché era di passaggio e mi ha proprio detto che non vede l'ora di conoscerti perché comunque siete dei all'incirca circa avrete sì. sicuramente tantissimi argomenti da condividere perché comunque avete fatto una scelta molto importante in questa vita che determina anche il vostro grado e il livello di cui io sono particolarmente affascinato perché le persone, i ragazzi soprattutto giovani che prendono decisioni come la tua hanno comunque Qualcosa di molto molto importante dentro, e ce ne accoglieremo vivendo, diciamo. Quindi, complimenti anche per Bene. questo tesoro. Grazie, allora. anch'io mi chiedo l'ora di conoscerla comunque. Sì, <ride> ho sì, grazie. subito quando ho saputo che. Entrava con una ragazza giovane come me, ero felice di eh. detto. Sì, sì poi sì. tanto eh, starete due giorni insieme in pratica, eh? perché sarete ospiti in studio, per cui starete a contatto. poi andiamo a cena insieme, ci ubriacheremo ci drogheremo, insomma, come sempre. Allora. <ride> Scherzo, eh, perché se no poi dicono Ah, Luca Lali si droga. Ok, allora eh, gentilmente mh, passiamo ai corsi, i corsi di qui a sì. ottobre. Che se abbiamo in programma i miei corsi, ma anche i corsi di altre persone, prego. Penso io al basso. Okay. Allora, 11 settembre Andrea Pietangeli a Frascati. Con Sticazzi, 11 settembre Davide Cristallo lavoro mm. su di sé con esercizi a Sanremo. 11 settembre Luca Nali, Pillola Rossa a Colle Salvetti, 17 settembre Luca Nali, Campane Tibetane a Frascati, 17 settembre Massimo Bianchi, La Tappola, Uscire dalla Matrix a Sanremo, 18 settembre Luca Nali, Transurfing a Frascati, 24 settembre Massimo Bianchi, La Grazia e il Femminile a Monza, 25 settembre Andrea Pietrangeli a Sanremo con Sticazzi 25 settembre Luca Nali Campane Tibetane a Monza 25 settembre Davide Cristallo lavoro su di sé con esercizi a Pesaro 1 ottobre eh, Gabriele Sannino l'amore un giorno alla volta a Sanremo 8 ottobre Luca Nali Campane Tibetane a Bolzano 8 ottobre Massimo Bianchi la net L'anelito, l'anelito, non mi ricordo già più, è l'intuizione. a frascati. Aspetta, non ho, non ho capito, anelito o anelito? Tu cosa non me lo ricordo più, già. Vabbè, quindi tentane una. Eh, anelito. Brava, perfetto. Okay. Così te lo ricorderai per tutta la vita. Prego. Eh, 9 ottobre, Luca Nali a Transurfing, Transurfing mm. a Bolzano. Mm. 9 ottobre, Monica Clementi Numerologia a Udine. 9 ottobre, Andrea Pietrangeli a Monza con Sticazzi. Uh -huh. Uh -huh. 15 ottobre, Massimo Bianchi, La Grazia e l'Anelito del Femminile a Udine. Uh -huh. 16 ottobre, Alberto Sturiale a Sanremo con lezioni ehm, iniziatica di Human Design, Conosci Conosciamo la tua unicità. 16 ottobre, Luca Nali, Transurfing a Monza. 22-23 ottobre Giorgio Beltrammi a Sanremo con le cinque le leggi biologiche, 23 ottobre Andrea Pietrangeli con Sticazzi a Udine, 23 ottobre Luca Nali, pillola rossa a Bologna, 30 ottobre Monica Clementi, numerologia a Sanremo. Ottimo, perfetto, grazie, grazie mille. Ricordo che per partecipare ai corsi basta mandare una mail a luca.nalichiocciolenzaio.com anche per avere delle informazioni e ricordo che per quanto riguarda i miei corsi, le persone qualora fossero indisposte a poter pagare il biglietto d'ingresso che comunque ricordo serve per, tu, per eh, mantenere tutto il nostro staff, può richiedere di partecipare a fatta o addirittura gratuitamente e li verrà accettato di default. Eh. Quindi grazie anche per questo. E allora, leggi per favore la decima illuminazione, decima illuminazione di Celestino. Faccio una premessa. Allora, eh, questa qui c'è il segreto per vivere a un altro livello. Cioè, noi il passaggio lo facciamo quando facciamo attenzione a questa decima illuminazione, e di conseguenza mettiamo nella nostra vita determinate eh, informazioni e ne escludiamo delle altre. Prego. La decima illuminazione. La decima illuminazione riguarda la capacità di essere ottimisti e di rimanere spiritualmente attivi. Stiamo imparando il modo migliore di identificare le nostre intuizioni e di credervi, sapendo che queste immagini mentali sono ricordi fugaci della nostra intenzione iniziale, del mondo, cioè, in cui volevamo che si evolvesse la nostra vita. Eravamo decisi a seguire un certo cammino per poter finalmente ricordare la verità che le esperienze della vita ci preparano a raccontare e a diffondere nel mondo, nel mondo tale conoscenza. Adesso vediamo la vita dalla prospettiva più elevata dell'aldilà. Sappiamo che le nostre vicende personali si verificano nell'ambito nell della lunga storia del risveglio umano. Del risveglio umano. Grazie a questo ricordo, la nostra vita si inserisce in un contesto ben preciso. Riusciamo così a capire il lungo processo che ci ha permesso di spiritualizzare la dimensione fisica. Finalmente sappiamo quello che ci resta da fare. Will fece una breve pausa e ci venne più vicino. Adesso, adesso vedremo se c'è un numero sufficiente di gruppi come questo che si riunisce ed è capace di ricordare. E, anche se nel mondo ci sono abbastanza persone che comprendono la decima illuminazione. Abbiamo infatti la responsabilità di mantenere l'intenzione e realizzare il futuro. La polarizzazione della paura continua ad aumentare. Per superarla e progredire, ognuno di noi deve partecipare personalmente. Dobbiamo osservare con attenzione i nostri pensieri e le nostre aspettative, controllarci ogni volta che trattiamo un essere umano come un nemico. Possiamo difenderci e dominare alcune persone. Ma se togliamo loro ogni valore umano non facciamo che accrescere la paura. Tutti noi siamo anime in crescita, possediamo un'intenzione originaria e siamo in grado di ricordare e abbiamo la responsabilità di preservare tale concetto per tutti coloro che incontriamo. E questa è la vera etica interpersonale, il modo in cui alziamo il livello spirituale e diffondiamo sulla terra la nuova consapevolezza. Possiamo te temere che la civiltà stia decadendo oppure scegliere di mantenere la visione del nostro risveglio spirituale. In entrambi i casi la nostra aspettativa è una preghiera che si espande come una forza che tende a realizzare ciò che prevediamo. Ognuno di noi deve effettuare una scelta consapevole tra questi due possibili futuri. Ok, finito? No, c'è il segreto di Shambhala. Mm, sì, vai, va bene. Va bene. Ok. Dal segreto di Shambhala. Dobbiamo usare il potere della nostra visione e delle nostre aspettative, che fluisce da noi come una preghiera costante. Tale potere è più forte di quanto chiunque possa immaginare. Noi abbiamo l'obbligo di padroneggiarlo e di, e di cominciare ad usarlo prima che sia troppo tardi. Stai cominciando a capire l'aspetto contagioso della mente umana, mi spiegò. In un certo senso, tutti noi condividiamo la nostra mente. Possediamo un, centro, un certo controllo su noi stessi e possiamo tirare indietro, isolarci, pensare in maniera indipendente. Come ti ho già detto, la visione del mondo predominante è sempre un campo gigantesco di credenze e aspettative. La via verso il progresso umano richiede l'esistenza di un numero sufficiente di persone capaci di diffondere un'aspettativa elevata di amore in tale campo. Questo sforzo ci consente di creare un livello ancora più elevato di energia e di ispirarci a vicenda, indirizzandoci verso il nostro potenziale più grande. Ecco, perfetto. Grazie, grazie mille, Giorgia. Allora, prenditi cura dei commenti. Se c'è qualche domanda, anche qualche affermazione particolarmente illuminata, ti prego di metterla in evidenza così dopo, poi la discutiamo e ne discutiamo insieme. Buon divertimento. Okay. Grazie, buona live. <ride> ciao, Giorgia, ciao tesoro. Spicca per eleganza e gentilezza, una persona veramente sublime la nostra Giorgia. Allora, eh, vi ho detto no? in apertura che comunque questo qui sarebbe stato un punto estremamente importante che qualora noi avessimo avuto diciamo, la fantasia, no? perché quando lo comprendiamo è sempre una questione di fantasia, eh? di poter comprendere quindi anche cambiare tutta una serie... Ah, questo su io tutta <ride> una serie eh, di informazioni eh, così da poi direzionarle a nostro vantaggio. Allora, a quel punto sarebbe cambiata la nostra vita, e questa, di fatto, è l'obiettivo che noi ci siamo messi quando abbiamo fondato in Zion. Tra l'altro, un po' di cronostoria, quantomeno un po' diciamo un po' di storia, un po' di background per quanto riguarda in Zion. In Zion eh, prende il nome da eh, Zion, che sarebbe la città ideale della della religione rastafari che era la religione di buon mardi chiaramente non è quindi un'ispirazione religiosa però è stato un posto che è stato preso a modello dal film matrix vi ricordate no zion quindi era il punto dove realmente si era partecipi alla vita sarà dentro la vita non sarà dentro matrix non sarà dentro la finzione non sarà dentro la simulazione ecco quindi, abbiamo deciso di chiamarla Inzaion perché sapete che per quanto riguarda le parole è molto più importante la fonetica della scrittura, quindi Inzaion era dentro Zion, in questo senso. Da lì poi nasce la nostra piattaforma, una piattaforma che piano piano prende le persone, perché ci sono anche dei contenuti che secondo me sono forvianti e lo sono per questa ragione, perché molte persone che sono intossicate dalle cattive informazioni, perché poi la diversificazione, ovviamente, è nel senso se siamo, stiamo nutrendo la nostra vita con buone informazioni con cattive informazioni, molte persone che sono intossicate perché si creano avere e propria dipendenza dalle cattive informazioni non sarebbero, non avrebbero ritenuto interessante questo prodotto. Quindi mettiamo questi prodotti Civetta, il nostro canale per eccellenza che va a chiappare le persone intossicate che si nutrono di cattive informazioni, che pensano in questa maniera di essere aggiornate ed informate e pensano che in questa maniera possono migliorare la nostra vita, è il nostro canale Telegram quindi voi capite bene ogni canale ogni provider ha la sua funzione in questo senso noi ne abbiamo diversi e sono gestiti sempre da degli assistenti in questo senso però sono sempre quasi sempre in linea di massima supervisionati da quello che comunque sono io Cioè dico io cosa mettere cosa non mettere alcuni contenuti per esempio su Telegram hanno invece libertà di, di azione in questo senso a meno che non, non scorga come è successo contenuti di personaggi abbastanza ambigui che in realtà fanno dicono proprio delle bugie palesi che <ride> proprio delle cazzate incredibili. Allora a quel punto ovviamente loro non si, non si passano, ecco proprio intanto si, si passa delle informazioni che hanno una sorta di coerenza, quello ovviamente lo si passa così come eh, informazioni che provengano da persone che malgrado non abbiano compreso, che non dovrebbero trattare di questi argomenti, però comunque si tratta di persone serie e che quindi non dicano e non edulcorano, no? non enfatizzano quello che poi vanno a eh, scrivere, no? a spiegare. Quindi, eh, Telegram è un canale che è seguito da 31.000, quasi 32.000 iscritti. È un canale dove metto dei contenuti no? che, comunque, a volte fanno ridere, a volte mettono un po' in evidenza quanto, purtroppo, a volte si mette anche in evidenza no? le persone che eh, lasciano il corpo perché hanno fatto una scelta che ovviamente sapete bene quale no? l'attribuzione è quella perché poi sono tutte persone si mette sempre a tergo una spiega dove si mette in evidenza che comunque queste persone hanno fatto un'azione di un certo tipo e magari hanno anche avuto dello scherno, un atteggiamento di scherno nei confronti di chi non ha fatto questa cosa e da lì poi si vede purtroppo il decesso, ecco così, no? Questo non è ovviamente per mancare di rispetto alla persona e ai familiari, ma per monito, come monito affinché le persone possano vedere che si lascia il corpo sul serio, non è uno scherzo. Ok? E quindi ne metto a bizzeffi, soprattutto quando si parla di ragazzi giovani. Non è assolutamente normale che un ragazzo fa una corsa e muore eh? di miocardite. Non, no, non è assolutamente normale, non dobbiamo mai abituarci a questo, non dobbiamo mai farci a questo, perché se no la prossima volta che dicono dovete fare la quarta, perché altrimenti non potete andare a scuola, questi di corsa, anzi nemmeno a scuola, non potete andare, non lo so io, a Gardalan, supponiamo questi di corsa se la vanno a fare, ok? Quindi Gardalan, ora dico Gardalan per fare un esempio, ovviamente, nulla Gardalan, Gardalan al posto della vita, poi viene da pensare e da dire così, quindi mettiamo in evidenza queste cose. Mettiamo in evidenza alcuni argomenti di cui le persone intossicate si nutrono e di conseguenza, no? però ogni tanto mettiamo, mettiamo qualche informazione, qualche cosa che le rimanda in zaino, nel senso che poi possono attingere, possono trovare una spiega di un certo tipo, magari frasi potenzianti, no? magari che so, se c'è qualcuno che pensa che andare a votare in questo senso possa cambiare le cose, le mettiamo qualche frase, qualche meme, se votare facesse la differenza non ve lo farebbe fare oppure scomodiamo a volte giordano bruno lo resumiamo e mettiamo in evidenza una cosa che lui ha detto chiedere al potere di modificare se stesso no che illusione <ride> no un'altra parola non mi, non mi viene adesso comunque. ovviamente no, eh, mette in evidenza questa cosa no quindi le persone che ancora credano che si possa cambiare una situazione usando uno strumento che ti da un sistema andiamo a dire non perdete tempo anzi tu, quando pensi di fare questa cosa, no, in realtà stai invece dando, dai, stai dando ossigeno a questo sistema, è una celebrazione, è un incantesimo. È un incantesimo dove le persone che funziona se c'è la partecipazione delle persone perché loro si nutrono della nostra attenzione. In questo incantesimo ti chiedono di partecipare, tu lo fai di buon grado, tu in senso lato lo fai di buon grado perché credi che sia qualcosa di producente, quando in realtà il vero inganno è che di producente per te non c'è niente, è producente solo per loro. Il dramma. Il dramma che hanno queste, queste persone nella testa è quello di credere che in questa maniera possano rovesciare un sistema. Cosa non hanno capito della precedente esperienza? Mi viene da domandare, e comunque torno a ripetere che tutte le persone che vi spingano al voto hanno la medesima esigenza e richiesta di Lilli Grube che non sappiamo essere una delle più efferate persone dall'altra parte. Eh? Quindi, paradossalmente, chi vi dice di andare a votare? Anche Lilli Grube addirittura ha apostrofato come il responsabile vi ghiacci, mi sembra, vi che non va a votare <coughs> perché un atto è un modo per, eh, per risolversi. Una responsabilità che invece le persone hanno, capite? Quindi voi potete scegliere se da retta di Lili Gruber o invece aprire un po' gli occhi e comprendere che se questo sistema non viene spalleggiato da nessuno, noi iniziamo a vivere a un altro livello. Attenzione, attenzione: questo sistema eh, si è frapposto fra noi e la sorgente delle cose. Molte persone dicono: sì, però se non c'è il sistema, la strada chi me la costruisce? Mm. Io sono qui a dirgli che il sistema ha interesse di costruire una strada perché tu ci possa andare. Non lo fa per te, lo fa per il sistema. Eh. Quindi queste cose continueranno a esserci in questo senso, no? Ma in più loro sapranno di non avere l'appoggio: eh? l'appoggio come diciamo, come parola ha <ride> una doppia valenza, perdonate la battuta. Quindi eh, nel momento in cui una persona consapevolizza che in realtà può avere accesso diretto alla sorgente delle cose, imparando la gestione della realtà, cosa che io insegno e eh, spiego, ah, anzi insegno purtroppo che rappresento, ecco, è più giusto dire, no, nei miei corsi. Eh, quando una persona bypassa quindi la struttura sintetica che va a gestire poi le risorse, a compromesso. Che tu possa di fatto compromettere la tua condizione animica, quindi quella sarebbe la tua attitudine, quando una persona riesce lascia andare nella sorgente diretta, inizia a vivere una, persona, una vita, scusate, da persona libera. Questo passaggio non può essere repentino, però questo passaggio è possibile. Ve la rifaccio. Le cose nel mondo sembra che ce le produca una situazione, ma in realtà la situazione le produrrebbe comunque. Noi abbiamo un accesso, ok? L'accesso è determinato dalla matrice boom, che si mette davanti e dice: Cosa vuoi, te? Voglio una casa. Benissimo, devi lavorare una vita. Ma io la vorrei subito, te la diamo subito la casa. Certamente hai un'esigenza, un anche perché spesso te l'ho creata. Io l'esigenza, io sistema, quindi ti do la casa. Devi lavorare una vita. Quindi tu fai un mutuo dal momento in cui hai acceso e accendi un mutuo da quel momento lì in poi tu sei la metà di quello che dovresti essere. Al lavoro lavorerai di più, ingoierai di più, ehm, subirai di più delle cose, no? quante persone hanno detto dovrei fare questa cosa ma ho ancora il mutuo da pagare, perché in realtà è una catena, okay. quindi nel momento in cui una persona ricorre a un sistema sa che deve compromettere quella che è la sua attitudine, la sua condizione, in favore del sistema, il sistema gliela centellina, non è che gliela da subito, gliela centellina, perché agli schiavi tu li devi tirare un pesce alla volta, non puoi tirarli tutti i pesci, perché le pance vuote si governano meglio, non scordiamoci mai questa frase. Di conseguenza, quando una persona Persona impara a mettere da parte la matrice non perché la combatti, ma semplicemente perché tu la ignori e ti rifai soprattutto l'energia dove si concentra l'attenzione, ti rifai a una sorgente esterna dove veramente accadono le cose, allora da lì in poi iniziano ad arrivare le cose. Attenzione! Io, in questa maniera ho avuto un'auto, l'automobile, me l'hanno regalata. Ho avuto. Ho pagato una cartella di equità da 10.000 euro. Ho cambiato letteralmente la mia vita. L'ho stravolta completamente facendo in questa maniera. Però attenzione: non provate nemmeno per un istante ad avere una mentalità, ad avere una mentalità eh, programmatica o materialistica nel tentativo d'approccio a quest'altra condizione. Perché tutto quello che noi abbiamo appreso attraverso eh, l'induzione e lo stimolo. Della nostra corteccia frontale, quindi della nostra parte razionale, non ci servirà mai nel momento in cui io vado ad attingere a una sorgente completamente eterica, eh? assolutamente astratta in questo senso. Poi, dopo diventa materia la cosa, però l'aggancio deve essere assolutamente spirituale. Per spirituale, non vuol dire che va lì e fai, oh, lei, lei. no? Se spirituale vuol dire che tu prima crei delle sensazioni, delle emozioni, crei un personaggio, poi questo personaggio inizia ad avere a che fare con un mondo che diventa solido. Ok, questa è una cosa molto. Importante. Quindi la profezia di Celestino, la decima profezia di Celestino, ricorda che questa è l'ultima profezia, eh, poi domani farò una puntata sul karma dove dirò proprio parlerò del karma. La decima profezia di Celestino spiega una cosa estremamente importante eh, che loro sanno che il mondo è a vari livelli. Noi vediamo soltanto un piano, va bene? Perché siamo velocizzati, siamo impauriti. La persona impaurita cosa fa? Abbassa leggermente. Non è, non è impavida nei confronti dell'osservazione del suo mondo, no? tende un po' a rannicchiarsi. Quindi siamo impauriti, siamo velocizzati. Quando siamo veloci cosa, fa? cosa succede? Quando la persona si vuole distrarre, cosa fa? Fa le cose velocemente. Fare le cose velocemente ti mette in condizione di poter attivare la tua attività prassica, che è quella ordinaria, che lo fa prevalentemente con la tua parte razzionante, non la fai con la tua parte spirituale. Quando tu vuoi, hai un bel pensiero, fai le cose lentamente, che allora le fai attraverso e lo stimolo e l'utilizzo della tua parte invece profonda, spirituale, dove c'è collegata all'anima di fatto, no? Quando invece noi facciamo le cose velocemente, usiamo la nostra corteccia frontale la nostra parte rettiliana diciamo no? quindi eh, siamo velocizzati siamo impuriti e siamo anche inebetiti, no? inebetiti. l'inebetimento nasce dal fatto che ci fanno nutrire fino ad arrivare alla consuetudine di cose stupide, cose veramente stupide anche quando ci sono delle esternazioni da parte di chi eh, da parte di chi eh, ci governa frasi veramente incredibili uno ha detto, Crisantemo ha detto: è normale che ci sono meno, po meno positivi e sono tutti in vacanza! Frasi in questa maniera, ma voi pensate? Ma voi pensate che. Lui, allora, lui non è una scima perché ha detto tante cazzate e anche a volte involontarie, però ma voi pensate che lui abbia detto una cosa in questa maniera, solo così? L'ha detta perché poi le persone che si sono fatti trivax rex e no, gli anelanti alla quarta dose hanno trovato qualcosa da doverci capire in questa frase. No? Dice, anche Crisante ha detto che per forza ci sono meno positivi, vorrei vedere, sono tutti in vacanza senza eh, che questo poi eh, coinvolgesse un minimo di logica. Non c'è logica in questo però se mi abito ad assumere dei contenuti privi di logica dopo un po' sarò illogico, sarò una persona che comunque di fatto non riesce a comprendere le cose o quantomeno, anzi peggio che mai crede di comprenderle eh, è stato chiaro Grisanti, potevo dire, è stato chiaro Grisanti ha detto, è ovvio, ci sono meno meno, eh, meno positivi no? che poi si tratta tutto di, di malattie immaginarie. Eh? hanno già detto anche per quanto riguarda il vaiolo <coughs> il vaiolo eh, hanno, hanno già detto, dice, ci sono già dei Casi di asintomatici ragazzi, che sti parlano è una cosa incredibile. Si parla di un apparato che ti dice che sei malato e tu ci credi. Capite qual è il problema? Non è nulla. Non è nulla, però, attraverso un sistema di rilevazione che è assolutamente inefficace, farlo finto per ammissione di chi l'ha inventato, si determina lo stato di malattia. Vedete tutto dentro la nostra testa. La battaglia è dentro la nostra testa. Comunque. Ci sono quindi questa velocizzazione, c'è cioè questa imbecillizzazione, potrei dire no? delle persone e anche questo impaurimento, ma c'è anche il fatto che la vita ti viene presentata attraverso delle, delle, degli sketch no? che sono particolarmente subitanei. No? Quindi pa, il, guardi reel, guardi TikTok, guardi queste cose, la vita la vedi attraverso un monitor, sempre di più, ragazzi, ci sono persone. I nostri vecchi per sapere se, se poteva piovere nel corso della giornata eh, si leccavano un dito, lo mettevano fuori, sentivano il vento e capivano. No? Adesso noi guardiamo il tempo, guardiamo un po' com'è il tempo e vai su internet a vedere com'è il tempo, capite? Sempre di più c'è questa assuefazione a no? questi apparati. Quindi quando io guardo TikTok mi abituo, abituo, alleno il mio cervello ad avere una percezione istantanea. Infatti sono tutti impatto, quelli più virali, no? i post virali. Mi abituo ad avere una considerazione impattata dove io subito devo, devo comprendere la natura, la, la sostanza di questa cosa. No? Non hai diciamo l'age di poter valutare, vedere anche lo svolgersi di una situazione come avviene nella vita. vedi la vita tutto, diciamo, questa visione monitor viene chiamata anche, no? e di conseguenza questo limita ulteriormente. Quando una persona ha tutte queste caratteristiche di cui ho parlato un attimo fa, una persona non riesce a comprendere che la vita è a vari livelli. I vari livelli di espressione di vita noi li abbiamo testimoniati, semplicemente li abbiamo l'abbiamo li abbiamo sperimentati quando noi abbiamo vissuto una vita abbiamo visto che sulla base di come siamo o sulla base di, sulla base con chi, di chi abbiamo a fianco no, abbiamo determinate interazioni. Vediamo determinate situazioni, determinate condizioni, cioè addirittura cambia la luce, cambia l'energia, cambiano un sacco di cose quando noi abbiamo un cambiamento, una variante nella nostra indole. La nostra indole ci mette in uno stato di potersi connettere a un determinato fenomeno, che poi tu hai la percezione di percorrere una strada e dici: vabbè, comunque la strada è questa, ma non è una questione della strada perché il piano materico è questo. Tutte quelle che sono l'evoluzione e l'interazione di questo piano materico cambiano, cambiano sulla base di quella che è la tua condizione intima. E loro lo sanno benissimo. Loro sanno che se sei a Gardaland ti possono far vivere una condizione di merda. Loro sanno che se sei a Gardaland, allora ce l'ho con Gardaland, tanto per dire un parco di divertimenti. Ecco, se tu sei in un parco di divertimenti, possono in una determinata maniera fartelo sembrare un qualcosa di orribile. Se sei dentro una ciaieria, possono fartela vivere come una condizione assolutamente bella. Ok? Perché loro sanno che possono condizionare, possono condizionare la tua indole. Il mondo è una cosa particolare. Com'è il mondo? Ecco com'è il mondo. Allora, a questa domanda vi dovreste rispondere perché, se voi dite che il mondo è uno schifo, sono riusciti a farvi, o quantomeno, voi vi siete nutriti, vi siete, vi siete alimentati di elementi particolarmente eh, depotenzianti. Se invece pensate che il mondo sia una cosa veramente meravigliosa, una, una fiaba. Vi siete nutriti di eh, elementi estremamente potenzianti. Questa è la grande differenza che c'è, no? Per cui quando voi eh, percepite il mondo, voi non percepite il mondo sulla base di come è, ma percepite il mondo sulla base di come siete. E questa è una cosa completamente diversa. Loro sanno. Loro sanno che la maggior parte delle paure devono, essere, eh, devono entrare dentro la mente delle persone. Noi considerate che il 90% delle cose che temiamo sono cose con cui non avremo mai a che fare, eh? sono solo dentro la nostra testa. Attenzione perché quando si parla di cose aleatorie, astratte non è che sono per questa ragione sono insignificanti, eh? sono estremamente importanti perché voi se pensate di prendere un insetto vivo e di schiacciarlo e sentire il liquido che vive in bocca avete una condizione di schifo, però è una cosa completamente finta che ho inventato in questo momento, però vi ha dato una sensazione vera. Questa emozione, sensazione vera, vi cambia la vita. Per la cambia questa qui è ovviamente qualcosa di infinitesimale, però se io reitero costantemente scene in questa maniera vi condiziona la vita, vi condiziona la mimica, vi condiziona la vostra possibilità relazionale, vi condiziona e vi cambia tutta una serie di situazioni. Eh? Per cui è molto importante l'astratto, loro sanno di lavorare nell'astratto. Einstein del resto disse che la terza guerra mondiale sarà combattuta nelle menti delle persone. Eh? Disse anche tantissime altre cazzate, però questa l'ha presa, o quantomeno l'ha presa, oppure gliela hanno fatta dire perché sapete quello che è il processo di normalizzazione. Poi vi spiegherò poi, per chi non lo conoscesse, cos'è il processo di normalizzazione, che in soldoni è quando una cosa diventa ordinaria. Adesso stanno normalizzando il fatto di poter mangiare gli insetti, per esempio. Ecco, tanto per capirsi bene. Quindi, nel momento in cui loro sanno che possano farti vivere un inferno a cui quando sei in un paradiso, ti danno tutta una serie di informazioni. Le informazioni non sono sempre negative e basta, a volte sono forvianti, a volte sono, quando tu non puoi convincere una persona a devi confondere. Quindi, a volte ti confondano, no? non capisci più i riferimenti, ma il dottor Cazzo, da che parte sta? Sta dalla nostra o sta dalla loro? No, perché se uno dice che con l'aspirina, questa è un'esternazione del dottor Cazzo, se tu dici che con l'aspirina hai risultato, hai, hai, hai guarito tutti mi sta dicendo che è, stai parlando della futilità del punturino stai parlando di queste, tutti questi tutti e morti di cosa sono morti no? cioè stai, stai distruggendo un castello però questa cosa lui non è che l'ha detta attraverso uno sfogo non è stata un'espressione estemporanea è stata una cosa che lui l'ha detto chiaramente sapete quante persone si sono riviste e hanno detto oh, però il dottor cazzo ha detto che comunque questa cosa qui secondo me secondo me si sta convertendo lui non si converte perché è un amministratore per quanto riguarda Pfizer, ok? Quindi non si converte perché i soldi gli dà la casa farmaceutica, non gli dai tu. Ok, puoi darlo quello che vuoi, però lui assolutamente, no? E prende i soldi, quindi tu ovviamente fa l'interesse di chi lo paga, è chiara questa cosa, no? Solo per fare un esempio, quindi ci sono tutta questa serie di informazioni che strutturano la persona affinché abbia una sorta di instabilità. Dipende poi da tutte queste informazioni. È paradossale come le persone creino un attaccamento attraverso le cose negative. Eh? E loro lo sanno anche, no? loro sanno che una persona per poterla condizionare e controllare un po' come fa il narcisista, no? non è che fai sempre delle grandi cose belle, a volte anche privi la persona di queste cose belle. Ecco, se una persona capisce la psicologia del narcisista, come si muove il narcisista, come, come attacca e si avvicina no? Con, eh, alla sua preda. Comprende perfettamente quella che è la natura, quello che è proprio l'atteggiamento loro su come fare per governarci, come fare per condizionarci. Quindi, quando io attingo a queste informazioni, perché ne sono intossicato, ne sono dipendente, quando io vedo il mondo attraverso quello che loro mi dicono, o oh ragazzi, perché voi tutti, voi tutti, io vi dico in maniera in forma provocatoria, probabilmente queste 800 persone che sono collegate adesso, no. Però la maggior parte delle persone hanno visto di noi, hanno visto, si sono visti dentro un container, non è così. Vi hanno fatto vedere un container. Da quel momento lì in poi, no? Tu vali la metà, non capisci più niente. Se viene una persona che ti dice facciamo un partito perché così cambiamo le cose, tu lo voti. Vedete <ride> che sei disperato, ok? Ma non solo. La tua vita è molto più arrabbiata, tutta una serie di frequenze, di condizioni, di sensazioni di rabbia, di rancore, di frustrazione, di odio, di paura. E queste ti spingono all'interazione, ad avere un'interazione con un mondo nefasto, perfettamente coerente con quella che è la tua condizione. Quindi noi dobbiamo imparare bene a comprendere questa cosa, dobbiamo imparare bene a comprendere che sulla base di quello che è il mio nutrimento emozionale io avrò a che fare con un mondo. E qualcuno dirà: "Eh, ma allora se mi disinteresso delle cattive notizie avrò tutto pace e gioia". Esattamente, solo che non lo farai, perché tu lo stai dicendo in maniera provocatoria, perché tu ancora lamenti la dipendenza, non lo dici, ma c'è cioè, la mente e la dipendenza che hai nei confronti delle cattive notizie, tu devi staccare e devi dire l'energia va dove si concentra l'attenzione ma a un fiore guardate quando devi guardarlo un fiore un libero un fiore in un campo Devi no? guardarlo e dire, ma questo qui di Draghi, di Brunetta con i suoi cosa, alla fine cosa gli riguarda? Niente, assolutamente, no? vive a un altro livello totalmente disinteressato, ma il sole eh, e quando Tramonte sorge, cosa gli riguarda? Cioè, capisci che c'è un mondo che va avanti anche senza di loro? Li dissoci, li togli e incominci a pensare a quello che è il tuo mondo. Incominci a pensare a quello che tu vuoi a concentrarti su questo, vedete? È drammatico quando io assisto a esternazioni, spesso anche rabbiose, di persone che credono che questo principio non possa valere, non possa funzionare. Ci sono due elementi, due denominatori fissi quando ho una persona in questa maniera. Uno, l'assoluta incapacità a cambiare opinione e pensiero. Non vogliono cambiare, vogliono avere ragione, anche se la loro ragione le spinge in un mondo assolutamente ostile. Due... Non hanno mai provato, nemmeno per un istante, parlano sulla base di presupposti, è tutto dentro la loro testa. Gli hanno detto che non è possibile, sono sotto ipnosi. Sono ipnotizzati, ipnotizzati. Gli hanno detto che non è possibile che la materia non la puoi cambiare, e di conseguenza loro non lo fanno. E infatti hanno ragione, la materia non la puoi cambiare. Il cambiamento va fatto prima che la materia si solidifichi. Il cambiamento va fatto, tu devi ignorare la solidificazione della materia, di quella che è la struttura con cui noi tutti abbiamo a che fare, dobbiamo lasciarla andare e direzionarci in sarà a creare la nostra realtà, attenzione. Quando si crea la nostra realtà non è che ci mettiamo lì a pensarci in una condizione, assumiamo tutta una serie di condizioni e le portiamo avanti, facciamo vivere un personaggio. Dopo un po' il mondo è costretto a obbedire a questo. Questa è la decima profezia di Celestino. Vi chiedo una cortesia. Chi è veramente interessato a cambiare le cose si riguarda questa live. Da, anche perché i podcast che metto saranno poi la sintesi, prenderò soltanto la parte centrale di quello che è il nostro discorso. Ma non fa altro che prendersi questa, questa live e riascoltarla, però ascoltarla vuol dire anche metterla in pratica. Non vi sto dicendo niente di compromettente, vi sto dicendo che voi avrete a che fare con quello a cui pensate la maggior parte del tempo. Perché? Quello che vi costringe, vi spinge a pensare la maggior parte del tempo, vi caratterizza. Una volta caratterizzati, voi avrete a che fare con un mondo. Voi potrete vedere pulizia ovunque, potete vedere uno stato dittatoriale, o potete vedere una delle più grandi condizioni di libertà mai vissute. Dipende da quello che avete nella vita. Se avete una condizione di indigenza economica, questa è una delle cose diciamo, particolarmente ricorrenti in questo periodo, o meno adesso, però comunque è, è abbastanza presente voi comportatevi da ricco sentitevi ricchi, leggete libri di persone ricche, guardate film di persone ricche, entrate in questa modalità e non pensate come arriveranno i soldi, non pensate a questo perché la creatività la possibilità creativa ha la medesima creatività della sfiga a volte sono delle sfiga è impossibile che possa succedere una cosa del genere la creatività e le cose potenzianti godono della medesima produttività e creatività creatività, ma anche fantasia quindi non dovete domandarvi come succederà e vi do anche un altro consiglio quando succede state zitti perché il modo per interrompere questo processo è quello di esaltarsi nei confronti di un qualcosa che accade perché se adesso mi alzo il cammino non è che esulto per me è consuetudine ma non è ingratitudine è consuetudine è nelle mie capacità a poterlo fare. Una persona che risulta per questo, la prima cosa che si va a pensare, di conseguenza, poi il pensiero stimola e, in, e poi impone anche una condizione: è che questa persona non è che poi riesca a camminare in questo senso. Ok? Quindi. Facciamo silenzio, impariamo a vivere il nostro mondo nella nostra grande sfera, creiamo il nostro mondo dentro di noi, interagiamo, ma con la consapevolezza di far vivere un personaggio. E molti diranno: Eh, ma io non posso fingere, io sono me stessa. No. Tu non sei te stessa, tu stai comunque facendo vivere un personaggio che però ti ha imposto il tuo aguzzino e non te ne rendi conto. Viviamo sempre all'interno di un personaggio, siamo sempre in un Truman show, tanto vale sceglierlo noi. La libertà è quella di poter scegliere noi il personaggio da far vivere. Se fai vivere il personaggio che è sempre tradito, sarai sempre tradita. Se fai vivere il personaggio di essere un Latin lover, sarai un Latin lover inspiegabilmente. Però succederà questa cosa qui, ti, ti troveranno affascinante semplicemente perché manifesterà questa, questa energia. Vi sto facendo degli esempi dove vi sto dicendo il segreto che ha cambiato letteralmente la mia vita è gratuito. C'è solo un piccolo, un, piccolo, un piccolo aspetto che lo rende particolarmente, diciamo, difficile. Che lo devi fare da solo. Devi farlo tu. Come fa Molte persone dicono come faccio a fare questo personaggio? Devi iniziare a farlo. Non devo dirtelo io, come se tu fossi con una donna, Michele a me mi telefona: senti, io sono qui tutta nuda, io sono anche sono nuda. Cosa devo fare? Ti muovi, cerchi di fare qualcosa, ti, ti adatti. Non sbagli mai o porti a casa l'esperienza o porti a casa il risultato. Non sbagli mai, non fallisci mai. Però devi farlo da solo. Dobbiamo smettere, smettere di pensare che le cose le facciamo attraverso l'istruzione di un maestro, attraverso eh, l'istruzione di un'istituzione, di un'accademia, un eccetera. Noi dobbiamo metterci davanti alla vita, iniziare a viverla da soli, poi sta con le persone. Però devi starci prima, devi stare da solo, devi imparare a stare da solo, devi imparare a sentirti, a guardare il mondo da solo senza che ci sia qualcuno che ti spiega cosa stai vedendo. Devi viverti senza che ci sia qualcuno che ti spiega cosa sei. Quindi noi continuiamo sempre a vivere la nostra vita, continuiamo sempre a vivere all'interno di un personaggio che però è determinato dall'esterno, dalla matrix. Cosa sei? Sei un postino, cosa sei? Sei un infermiere, cosa sei? Sei una mamma, cosa sei? Sei uno sfigato, cosa sei? Noi sei... viviamo sempre questi personaggi inflitti da circostanze esterne. Noi saremo liberi quando impariamo a far vivere un personaggio. Come farlo, lo imparerete soltanto facendolo. Se voi domandate come fare, è il primo grande elemento evidente che non volete farlo. Vi buttate all'interno della vita, quindi vi sto dicendo vi sto anche dicendo che non è una teoria, è la mia vita che è da decenni che sto portando avanti sulla base di questi principi. Voi volete cambiare la condizione? Benissimo, lo potete fare. Brunetta, mica Brune, Brunetta, Draghi, Burioni, chi volete, non esisteranno più dentro, dentro la nostra vita. Li vedrete, riderete di loro, ma voi sarete milioni di chilometri da un'altra parte. Vi sto dicendo questo perché questo cambia realmente le cose. Sapete quanti feedback ho di persone che fanno in questa maniera e che cambiano la loro vita. È possibile farlo, far vivere il personaggio. Questa, in definitiva, è la decima profezia. Che è, raga? Bene, Giorgia, tesoro, ti tiro su. Eccoci qua. Ecco. Benissimo. Tesoro, hai selezionato 13 domande o esternazioni. Prego. Sì, allora... Eh. ieri ho fatto una live estemporanea eh, ho fatto una live dove scusami devo dove messo in evidenza perché adesso vedo questo commento no, di Mario eh, ho messo in evidenza eh, il fatto di votare o non votare no? e ancora vi dico una cosa ieri era a cena era a cena con una persona no? con due persone eh, con, con una famiglia no? due persone meravigliose che erano intenzionate a, a votare no? e io ho detto questa cosa due persone intelligenti molto intelligenti e ho detto questa cosa, ho detto scusate ma voi questa persona che seguite no? che secondo voi è veramente simpatico perché vi fa ridere, come Beppe Grillo eh? perché quando si parla di, tro di trolle non è che ci mettono nemmeno Fede, ci mettono personaggi carismatici ovviamente no? sono pagati profumatamente per questo quindi eh, lo segui, però non ti fa specie che sai che YouTube è un elemento di sistema, cioè non è, non è, de, ne, non è della resistenza. YouTube dell parte. non ti fa specie che queste persone possono dire di tutto, di più e non sono mai toccate. E sono state come svegliate, dentro, cazzo, però è vero cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu sei in un loop no? dove tu credi di poter fare qualcosa, sei in uno stato di sonnolenza, di ipnosi e non ti accorgi anche di queste evidenze. Tutti quei canali che non sono in shutdown, prima avevo detto, avevo fatto un'eccezione di un comunicatore che fa le cose fighe così, no? molto molto bravo, quindi tolgo anche quell'eccezione perché lui è dentro come tutti gli altri, mi devo, mi devo ricordare, ma la faccio stamattina, di togliere dei contenuti che ho messo suoi in piattaforma. Tutti quei canali che sono all'interno di un provider di sistema come YouTube, che non hanno showdown. Showdown vuol dire che se vanno sopra le 50.000 visualizzazioni, vuol dire che non hanno limitazioni. Perché uno dei primi elementi che fa YouTube, oltre a quello di togliere le visualizzazioni, è quello di, di screditare una persona riducendo ovviamente il carisma, che poi diciamo è sinonimo dalle visualizzazioni, dalle persone che poi lo vanno a vedere. Dice: Questo vi lo guardano 3.000 persone. Sapete a me quante volte mi hanno detto? Ah, cali, si è calato nelle visualizzazioni. Andate a vedere in piattaforma se sono calato nelle visualizzazioni. Soprattutto. Se comunque non sappiamo che quando noi facciamo informazioni relativ relativamente corti, se io riempio sempre le sale, mi spiegate un pochino, allora non c'è nessuno che mi caga, oppure delle persone che mi cagano c'è cioè, comunque. Quindi il primo elemento per screditare è quello di ridurre le eh, visualizzazioni. Se ci sono video, come uno o quel, quell'altro dice video nei estremi, se mi stanno chiedendo il canale, aiuto, aiuto, ha fatto 100.000 visualizzazioni, più di 100.000 visualizz visualizzazioni, non sono in showdown, sono persone di sistema o perché fiancheggiano inconsapevolmente un sistema, ma non è il caso di questo tipo, oppure perché semplicemente sono del sistema, le chiamano e dicono: Devi fare delle cose, vuoi fare delle cose, oppure anche così, e tu le fai, oppure vieni introiettato. Sono tutti taciti accordi che intervengano. Però, se una persona è in un canale che totalmente non, non, non subisce la minima censura, voi dovete essere sicuri, ma bisogna urlarlo alle persone, come ho fatto io ieri, ieri mi sono permesso di urlare, glielo ho detto in viva voce e loro hanno realizzato questa cosa e probabilmente non andranno a votare per questa ragione. Ok? Quindi facciamo molta attenzione a questo. Guardiamo le cose. Non è possibile, non ci sono distrazioni. Se un canale YouTube non viene toccato dalla censura, vuol dire che è uno di loro. Ve la rifaccio. Se un canale YouTube non subisce la minima censura, vuol dire che è un canale che fa i loro interessi. Non dovete seguirlo se volete uscirne vivi. Ok? Prego. Arrivo. Prego, prego. Okay. Nonostante queste due persone fossero molto intelligenti, oltre che, che molto simpatiche, gli era sfuggita questa particolarità, era in evidenza, però gli era sfuggita perché chiaramente la loro concentrazione era sul fatto di trovare una soluzione e ostacolare quella che sarebbe stato il PD, di cioè, no, fermarli, ti Prego. Serena Se chiede: ci sarà Pillola rossa a Udine? Sì, sì vai in septembre. ah, tu lo ricordi? Eh no, l'ho cercato ho oh visto la stai. domanda vedi, la differenza è questa qui tra le persone sei fantastica Giorgia, brava, grazie eh, sì, comunque su Indice ce l'abbiamo a Udine Sì. comunque se tu vai in piattaforma, in Zion, sopra ci sono tutti i corsi i miei e quello autori che stiamo che stiamo preparando per cui li vedi prego Volevo passarti questo commento di Giuseppina Rovituso che, ti, che dice, ieri ho saputo che mio figlio, ottobre 2021, il giorno dopo Punturino, è stato portato eh, d'urgenza in terapia intensiva per sospetto infarto, me l'ha tenuto nascosto per non spaventarmi. Mi deve un, <ride> un po' urlare a questo ragazzo, eh, Giuseppina, eh? e gli dici, gli devi far vedere, tutti quei ragazzi hanno lasciato il corpo. eh? Io devo urlare in faccia, io devo urlare perché, so, perché sono in uno stato di sonnolenza, non si rendano conto non si rendano conto pensano che sia normale che questo possa succedere che succede assolutamente agli altri c'è stato un aumento esponenziale di questi ragazzini queste giovani vite che muoiono per un perché semplicemente perché sono idioti perché non sono stati messi in condizione lui non deve fare lui non deve procurare tutelare la tua paura lui deve cagarsi in mano e deve dire davanti allo specchio ogni giorno sono un grandissimo coglione sono il più grande coglione che possa esistere nel mondo allora a quel punto si sveglia un attimino e smette di farlo. Proprio non deve rendersi conto che lui non deve preoccuparsi di farti paura o meno, deve iniziare ad avere paura lui e a capire. Ragazzi, quando si capisce che siamo degli schiavi, non è che, oh che bello siamo degli schiavi, si ha paura, si arrabbia, frustrazione, sapete quante emozioni, poi ci liberiamo. È un passaggio che noi dobbiamo obbligatoriamente passare e vivere, però è importante che le persone realizzino questa cosa. Parlo in maniera un po' accesa perché sono alle prese con un adolescente con cui ho avuto un alterco, no, che voglio assolutamente recuperare dove di fatto li urlerò queste cose. Io no? l'ho un po' presa e secondo me otterrò un grandissimo risultato. Seguiranno poi gli sviluppi. Prego. Il risultato è quello di farli capire che non deve più farlo, per esempio. Lo no? sapete benissimo cosa. Questo per me è il risultato che cerco. Prego. Allora, Araba Fenice. Luca mi reputo abbastanza eh, equilibrata. Forse cedo in disponibilità, ma sicuramente una rabbia da gestire che emerge distinto quando subisco qualche torto. Eh, esempio: un classico quando sono in auto, poi arrivo col commento che ha finito in un altro momento, e comunque emerge sempre a contatto con il mondo esterno. Non riesco a, a gestire questa sensazione, come posso fare? Con la presenza, tesoro mio, quando tu sei, tu, sempre insieme, quando una persona, ecco, è arrabbiata perché ha un senso di impotenza e comunque sta dormendo, è una condizione di sonnolenza, la rabbia perché ti svegli improvvisamente. Quindi la presenza, ti prego, vai nella piattaforma, ci sono gli esercizi di presenza, c'è anche il lato libro di Eckhart Tolle, il potere di adesso, fai una bella scorpacciata di questi due contenuti e ti cambia letteralmente la vita. I poteri di adesso e gli esercizi di presenza, che poi sono estrapolati dai poteri di adesso, mh, sono tutti gratuiti ovviamente, ti mettono in condizione di cambiare radicalmente eh, la tua condizione e ti accorgerai che quando sei presente non ti arrabbi più. Sei, tu sei una persona libera credo e di conseguenza quando sei dentro la macchina ristretta dentro una condizione in strada ristretta ovviamente vai in escandescenza perché la tua indole è quella di essere libera però anche perché c'è questa condizione di sonnolenza ok quindi sì, presente non ti succederà più all'istante è la mia parola funziona così mm. allora arrivo con il commento no no Mar fammi vedere Montanari fammi vedere Montanari aspetta ecco qua che l'aveva già scritto un'altra persona non so se è sempre Mario o comunque l'avevo già letto questo commento mm. prima Montanari ha dato degli imbecilli a chi non va a votare ma è, è, un, punto, è, un, punto vista, è un punto di vista sappiamo che comunque di tutti quelli che eh, le persone dalla nostra parte la persona in assoluta che ha guadagnato più soldi in assoluto in merito a questa vicenda è lui quindi purtroppo non si è attendibile poi che dica delle cose giuste, ragazzi, ora vi dico una cosa di Montagnier, ok? Me la tengo, me la sono tenuta stretta per un pochino ora ve la dico perché io so che quando dico queste cose, le persone che dicono Ah, oh, Montagnier, Montagnier, non mi toccate Montagnier, eh? no? Poi dopo mi la vogliono descrizione, vanno via e non capiscono, Dovete aprire gli occhi Montagnier perché ha detto tutte le cose che ha detto, perché ve la fa parte del giochino. Perché Montagnier era un uomo di sistema, perché è lui che ha detto che ha isolato il virus dell'HIV. Il virus HIV non l'ha mai isolato nessuno. È stato lui il promotore, lo sponsor del virus HIV. Lui è un uomo di sistema, non è convertito, perché ha fatto i miliardi con questo. È stato messo fuori quando c'è stato questo giochino. Non è stato considerato e si è vendicato. E l'hanno fatto fuori per questo. Perché l'hanno fatto fuori? Tanto è vero, chi è che ha portato Montagnere in Italia, paragone, ma le mettete insieme queste cose. Solo che quando noi abbiamo a che fare con qualcuno che dice delle cose illuminanti, magari anche da un piedistallo estremamente altisonante, noi crediamo che sia la verità in assoluto e diventiamo sudditi. Noi non dobbiamo essere sudditi di nessuno, dobbiamo accendere la mente. Montagnier era un uomo di sistema, è stato messo fuori e si è vendicato. brevo. E quindi anche tantissimi altri personaggi simpatici, brillanti, eh, furbi, furbi, perché sappiamo perfettamente che lui è furbo, ok? E fanno, le, fanno quelli che sono gli interessi di sistema. Cosa, vuoi, cosa volete che facciano perché lì conviene fare così per quanto riguarda il microscopio l'ha fatto una raccolta fondi quando è arrivata a 700.000 si volevano fermare dice che vi fermate continuate perché abbiamo, una, abbiamo, abbiamo lo studio da dover, da dover alimentare da poter, portare avanti abbiamo, abbiamo i ricercatori da pagare capite? non si parla ragazzi si parla di centinaia di migliaia di euro che voi avete pagato per un microscopio capite? Eh? Giuseppina Stavo leggendo adesso ti ha risposto che ti ha detto appunto prima di suo figlio dopo il no. punturino e dice che appunto suo figlio dice che quando arriva il momento con un punturino un incidente se dobbiamo andarci ne dobbiamo andare. Sì, però tu capisci bene che una cosa, una persona, un conto è il fatto, ti affidi al fatto, la vita si spinge la candela e va bene, ma andarsela a cercare così. Ma non è nemmeno solo il fatto di lasciare il corpo, ci cioè sono persone meno mate per questo, persone che hanno gli arti gonfi, non riescono più a camminare, hanno brusciori interni. Ragazzi, ma dobbiamo andarsela a cercare così? No, Giuseppina, non devi dire così. Non puoi pensare di fatto, perché questo non è determinato da fatto, è determinato da una profonda ignoranza. Prego. Arrivo. Questo lo di... Dico per rispetto che ho di te Giuseppina, eh? te lo sto dicendo in questa maniera, non è casualità, questa è una cosa che tu attivi, tu, insomma, che tuo figlio attiva in questo senso. Prego. Di Marzia Pasticcini che dice Luca, come si fa ad attingere alla sorgente esterna? La sorgente esterna attingi attraverso l'energia che proviene dal personaggio che crei. Quindi tutta la tua attenzione, Marzia, dovrebbe essere nel fatto di strutturare il tuo personaggio. Può essere una persona particolarmente affascinante, guardati da persona affascinante, considerati affascinante. Non è che devi andare in giro così, ci mancherebbe altro, no? Come se tu fossi, non so io come si chiama. So. Eh, no, assolutamente, però devi iniziare a guardare e concentrarti sulle parti belle che hai, no? Non devi metterti a schiacciare la cellulite sulla mela per vedere accidenti quanta cellulite. Devi guardare un occhio e dire cazzo che occhio meraviglioso che ho, no? E da lì in poi subentra e inizia un'emozione quest'emozione ti caratterizza, fai vivere un personaggio, poi questo personaggio viene catalizzato attraverso un mondo e il mondo inizia a venirti incontro. È di una facilità imbarazzante Ah, meno male le persone lo sanno che Montagnier era del sistema perché quando li togli i miti allo schiavo, quando li togli il mito ok, <ride> inizia a bacillare no? comincia a dire oh, non mi toccare, cioè una dottoressa non è mai stata sospesa un giorno in vita sua no? e, è stata è stata radiata hanno fatto una colletta, ma questo qui è un canale con più di 100.000 iscritti ha la monetizzazione attiva prende il sono di monetizzazione prende 5.000 euro al mese, ve lo dico perché sono i volumi che facevo io prima che mi bloccassero, erano Vendevo 5.000 euro al mese. Cosa fai le cose? Cosa cazzo state facendo? me l'aspettavo in politica, siccome però sta molto più sui coglioni rispetto a quello che pensavo. Non l'hanno messa fuori, però sono, ci sono. E quando io mettevo in evidenza questa cosa, ragazzi, gli dicevo: ragazzi, questa non è mai stata sospesa. Cosa state facendo? Fermi! Si incazzavano e dicevano: non me la toccare, schiavi siete degli schiavi vi meritate paragone vi meritate Salvini la Meloni vincerà la Meloni a proposito profezia profezia vincerà la Meloni così poi dite anche che sono sarò, sarò un vate eh un youtuber vate come quando dissi che avrebbe vinto l'Europei d'Italia, Come facevi a saperlo? È ovvio, è capolista l'Italia per quanto riguarda la narrativa, il fascismo andava a vedere cosa faceva il fascismo, noi i mondiali avevamo vinto durante il fascismo, e il fascismo metteva in evidenza la partecipazione sportiva dando lustro e importanza alla nazione facendola vincere e di conseguenza tutti pensavano, accidenti l'Italia, campione d'Europa, se fa questa strategia vuol dire che comunque è una strategia vincente, ma ci vuole tanto a capirlo. Quindi era ovvio che vincesse l'Italia. Detto, come facevi a sapere? molti hanno scritto ah le informazioni non ho le informazioni di nessuno basta guardare il mondo ragazzi senza che ci sia qualcuno che te lo spieghi prego 1300 persone collegate um. tanto poi me le toglieranno tranquillo <ride> l'importante è che ci siate prego no. anche Assunta Russo dice da quando ho fatto punturino a terza dose io e mia figlia abbiamo problemi di salute oh Assunta cioè stop, eh? Ok? Cioè stop sul serio, inizia processi ovviamente di purificazione, cioè queste sono cose che non devono essere fatte a cuor leggero. Ok? Sapete quante soluzioni ci sono, vi mettono fretta per fare in modo che voi non trovate le soluzioni. Ci sono sempre delle soluzioni. Prego. Che bella Adele. Ciao, grazie Adele. Pu chi mi chiedono di puzzer. Non ci posso credere. Dove Scusami. non ho letto. Letto. Alessandro, tesoro mio, ciao, se uno giura col sangue che non si metterà mai, lui, è, eh, vi ho messo il materiale, è totalmente sputtanato Puzzer, vi ho messo il video, c'è cioè un video che ha fatto 200.000, mi sembra visualizzazione, l'intervista che ho fatto a Ugo Rossi, dove si mette in evidenza chi è, è un uomo di sistema. È stato messo lì, è stato spinto, l'hanno preso, ovviamente non è che nasce non è un massone d'origine, l'hanno messo lì perché era una persona che poteva rappresentare il popolo, quelli come noi non mollano mai, ha giurato col sangue, non sarebbe mai andato in politica quando, prima ancora di giurare questa cosa, lui era già designato per andare in politica. Di cosa stiamo parlando? È una persona che si è fatto dei vaccini. Di cosa stiamo parlando? E lo dice pure, al green pass. E cosa va a rappresentarti per dire, per rappresentare te che non va al green pass? E uno col green pass? È come se io sono contro la pedofilia e metto, non lo so, io un pedofila. Ma a rappresentarmi, ragazzi, voi dovete svegliarvi. Ma ve lo dico con il cuore in mano, eh. Voi dovete svegliarvi, dovete picchiare una gran carenata nella testa. E dire, ma io cosa cazzo ho capito fino a questo momento? Non avete capito un cazzo perché quello che avete capito non l'avete capito, ve lo hanno detto dovete iniziare a capire e percepire il mondo è così che ci liberiamo cazzo quando mi incazzo ho, un, ho già tutto il camper <ride> ehm, arrivo cosa ho scritto nobel ma brut Demetrio nobel ma brut mm. uh, arrivo Bene. qui sì, cioè carelli Mirella, sto vivendo questa condizione con la mia famiglia, ho dovuto staccarmi perché dovevo fare una scelta, se vivere o morire pensi che poss possiamo o posso avere una vita diversa? No, oh, non ho capito niente, sto vivendo questa condizione con mia figlia, ho dovuto... No, Strar con la mia famiglia riguardo Turini ah, ah, e quelle... Sì, staccarmi forse perché dovevo fare una scelta, se vivere o morire pensi che possiamo avere una scelta di diversa? Sì, allora l'inganno... Mirella tesoro, tu parti da questo presupposto. <ride> tu eh, parti da questo presupposto. Quando sei costretta a due scelte, ok, sei dentro una gabbia. La soluzione è la terza: devi fermarti, non fare niente, spesso anche staccarti un attimino e poi iniziare a cercare la terza soluzione. C'è sempre la soluzione. In, eh, nel mio libro, vecchio, che ho scritto, ne sto scrivendo un altro. Ho scritto che ogni problema ha sempre 21 modi per potersi risolvere, noi non abbiamo, ce ne bastano 3. Mi ricordo che una volta una, una signora, che era dei nostri, eh, però comunque particolarmente arrogante, iniziò ad offendermi proprio no? con delle mail perché io ho detto, ho inserito che ogni problema ha 21 modi per potersi risolvere, lei voleva partorire e ogni, ogni ospedale gli chiedeva appunto il tampone, se non addirittura il punturino, e quindi mh, si incazzò come una bestia con me, nemmeno l'avessi messa incinta io praticamente, e perché secondo lei non c'erano queste soluzioni, avevo detto una cazzata. Ma tu una soluzione, se, hai, se assumi l'elemento della persona rabbiosa, se assumi tutte le condizioni della persona sfigata, le soluzioni non le trovi. Tu devi metterti in modalità problem solver. Ti metti nella modalità problem solver. Allora tu a quel punto inizi a trovare delle soluzioni. Quindi è importante questa cosa. Eh? Non è che tu riesci a trovare una soluzione se guardi te la merda. Tu trovi una soluzione se diventi tu la soluzione. E Il mondo poi ti risponde con una soluzione. Chiara? Prego. Arrivo. Di Marco Priolo e se fosse l'attenzione che si concentra dove c'è l'energia? Eh, sì, no, è così. Quando tu sei passivo, è effettivamente così, quando una persona è catalizzata attraverso, eh, intanto ciao Marco, e si, e si catalizza attraverso un qualcosa di disdicevole, ecco, precisamente quello che dici te, la liberazione è quello di smettere di essere condizionati, ma iniziare a condizionare, okay? Per questa ragione dobbiamo essere autonomi, per questa ragione punto sempre sul fatto di spingere le persone a essere persone autonome e persone che comunque non dipendano da, una, da un altro che pensa per loro. Eh, ormai le persone non fanno tutte le. scimmiottano, le persone sono scimmiottatrici, scimmiottano un atteggiamento, non hanno un atteggiamento vero. Partecipano, ma anche quando dicano Ma tu chi segui, no? Tu, chi segui? Seguo canali, ok? Ma scusa una cosa, ma tu ce l'hai un'identità. Hai bisogno di attribuire quello che, a seconda di chi segui, per sapere come pensi. Ma tu sei un uomo, sei una donna, tu non sei un cazzo di nessuno. Tu, se mai ascolti, non puoi seguire una persona. Se io mi rendessi conto di avere dei seguaci, cioè mi dispererei, perché sarei oltretutto in una condizione anche di non poterlo fare. Non si devono seguire le persone, possiamo esserne ispirate, ma senza mai perdere il centro più importante del mondo che soggettivamente per ognuno di noi è noi stessi. Prego. e la finisce, me l'hai tolto, scusami. Eh, eh sì, <ride> aspetta, l'ho perso. <ride> Vabbè, Non importa, tanto, tanto le scrivo ah, tantissimo. Ah, eccola. Ti capisco Luca, è la stessa cosa che capita a me, tu sei già calmo a confronto. Sì, caso per caso. No, comunque la sono molto più caldo, sì, sapete, no, la macchinetta così. No, prima proprio perdevo il controllo, anche, anche a volte mi è proprio dispiaciuta a volte perché una volta mi ricordo era a Sanremo, durante un corso mi stava allenando, ero all'aperto, no? un vecchietto dopo 15 minuti che mi guardava in tono con aria minacciosa. E mi fa con tono autoritario, o oh, mettiti la mascherina, così no? E lì ho perso conoscenza per un po', non ho fatto nulla è sempre vivo. però, però ehm, io non ho detto di, di ogni, credo di averlo minacciato proprio pesantemente. Mi L'ho usato in faccia e non sono stato contento perché ho proprio perso il controllo. però sì, insomma, no, non, ho, non riesco molto a modularmi, però cioè, nel senso, nelle situazioni ci sono tutto. però da quando uso la macchinetta sono, ho molto più, molto, molto più controllo. Di, di me rispetto a quello che era più eh, Maurizio David Bertozzi mm. dice, caro Luca, come fai a, capi ehm, come fai a far capire l'importanza di non andare a votare per legittimare il sistema se le persone credono che se non vanno a votare vince il PD? Io credo che le persone siano già morte. Sì, sono morti, sono morti che camminano, eh, assolutamente. Eh, vabbè, comunque Qualcuno a votare ci andrà, eh, per forza di cose, molte meno eh, ovviamente, però qualcuno ci andrà e che ti devo dire? Ci cioè, sono persone che fanno anche peggio, vanno a farsi la terza dose o la quarta eh, che ti posso dire. Eh. Chiedono, allora, arrivo. Eh. Eh, Maria Oliviero dice se, vo eh, se voti dai energia al sistema che ti sta uccidendo, abbiamo sempre sbagliato tutte le volte che abbiamo votato, dobbiamo cambiare. Mm -hmm. Sto preparando, grazie Maria, sto preparando un articolo dove proprio parla dell'incantesimo dell'elezione, è un incantesimo, incantesimo. E dove, dove in pratica, ma vi rendete conto, il sistema che vi, fa metti, vi farebbe mettere le mascherine in ogni circostanza si prodiga affinché più persone possano andare a votare togliendo anche il fatto di, poter, di dover portare la mascherina. Capite cosa? Loro è di vitale importanza che questo incantesimo abbia luogo. Sto preparando oggi in giornata, poi tanto lo condivido sul mio canale Telegram, nonché Facebook, sto eh, preparando un articolo, sto postando, non è il mio articolo, molto ben fatto, che parla proprio dell'incantesimo delle elezioni. Voi non sapete, se andate a votare cosa fate se qualcuno qui, no? siamo molte persone adesso collegate, no? se qualcuno adesso qui o non malgrado che ritorni in quello che, dice, che dico io, però va a votare, non si rende conto di quello che sta facendo, non si rende conto. Il sistema esiste soltanto se ci sono le persone che lo legittimano. Senza la legittimazione loro non avrebbero... La Meloni andrà comunque a governare, ok? Però la Meloni lo sa che ha 6.000 voti, 5.000 voti, lo sa che non rappresenta nessuno, lo sa e lo sanno anche le persone con cui avranno degli affari con lei, lo sanno che stanno, che sono dei re nudi, lo sanno dentro. Quando loro sanno dentro questa cosa, perdano il loro potere, ve la rifaccio il loro prestigio, quello che mi e vantano sempre, è quello che comunque ci sono delle persone che l'hanno votata, cosa diceva Beppe Grillo, siamo il più grande partito del mondo, d'Italia, eccetera, eccetera, no? questo è il loro grande orgoglio, il loro punto di forza, la gente che li sostiene, quando la Meloni sa che a votarla sono state 3.000 persone, 3.000 persone colluse anche probabilmente, quindi persone che non l'hanno scelta, la Meloni e tutti quelli che interagiranno con la Meloni sanno che non ha potere. Ha solo un potere scritto, non ha un potere energetico. Questa è una cosa basilare. Per questa ragione mi sto sgolando. Ogni giorno parlo di questo. Per questa ragione deve essere compresa profondamente. Prego. Allora, arrivo. Eh. Sì, no, Sannino mi ha chiesto l'autorizzazione a mettere. Mettere anche un contributo mio nel video di Sannino, mi fai un, franco? Mi fai una cortesia, potrei chiedere anche a Sannino eh? perché so che ha fatto un qualcosa nella piattaforme piattaforma di Morris. E mi ha chiesto il permesso di mettere un mio, un mio breve eh, scorcio. Un qualcosa che ho fatto, un pezzettino, lo penso l'abbia messo. Correggio se sbaglio, Franco, in questo, eh? così me lo vado vale a vedere, eh. Eh, sì, lui ah, anche sul vaso di Pandora ha detto: sì, sì, scusate, non, non l'avevo visto. Sì, no, è... ci siamo sentiti ieri l'altro, mi sembra. Eh no, è, è contro il voto. Ma ogni persona intelligente è contro il voto, <ride> Bisogna... cosa, cosa fa il, il cretino? Il cretino segue quello che gli dice il padrone. e Il padrone Lilli Gruber ti dice da votare, se no, sei un vigliacco. Volevo passare il, questo commento di Martina uh, Donadello. Uh, Luca, io tra le altre, ho adottato anche la tecnica del testimone che insegna Brizzi, aiuta tantissimo a costruire il personaggio che vuoi essere. Ottimo, sì, sì, sì. Salvatore Brizzi, allora io vorrei tantissimo. Sonia, mi, mi dà tempo d'acqua, per favore. Io vorrei tantissimo invitarvi in una live, fare una live con lui. Un po' per il piacere di conoscerlo, un po' perché. Veramente eh, che se ne dica, no? perché poi è una persona anche molto conosciuta, quindi avrà anche, anche Addicted, ce l'avrà sicuramente, e, però è uno che nonostante il grandissimo prestigio e il grandissima, la grandissima popolarità è stato fedele: è stato tra i pochissimi, che è stato fedele no? a se stesso e che quindi ha degli spunti veramente meravigliosi. Questo è il testimone, è un'ottima strategia. Ho un particolare affetto e stima per quelli, per quelli che, nonostante avessero da perdere, no? eh, hanno, hanno dato retta all'anima. Hanno dimostrato di essere corretti e di essere collegati all'anima. Non come personaggi prestigiosi come Greenscardo Velli Pass, che semplicemente nemmeno si è reso conto di quello che stava facendo. Va a chiedere il Green Pass per partecipare ai suoi posti, non solo, fa anche il disegnino perché probabilmente chi non vuole andare a suoi incontri eh, senza... si è bloccato vediamo se riusciamo a recuperare Anche voi vedete bloccato Luca o solo io? Qualcuno mi scrivo un messaggino. Ok, non sono solo io. Allora adesso proviamo a vedere se riesco a contattare Luca e, e farlo, se riesce a reinserire appunto nella diretta. Sì, scusatemi, che ero al, al telefono con Luca e mi sono silenziata apposta, diciamo. e Niente, purtroppo vi dobbiamo salutare perché Luca non ha più connessione, non riesce a rientrare. e Quindi niente, vi saluto io e Luca vi aspetta domani mattina con la live sul karma. E un bacio a tutti e buona domenica. Grazie per essere stati con noi. Vediamo se riesco a far partire... Niente, non riesco a far partire la sigla che serviva, quindi vi saluto così e ci vediamo, cioè, vi vedete domani con Luca. A domani, arrivederci a tutti, grazie.